Ciao a tutti, oggi siamo a Suzzara, in provincia di Mantova, e siamo davanti a un'attività commerciale, in particolare una lavanderia automatica, che ha aperto anche grazie all'accesso al bando Intraprendo di Regione Lombardia. Come voi sapete, a questo bando abbiamo contribuito anche noi consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, perché infatti noi abbiamo rinunciato a più della metà del nostro stipendio in questi 6 anni e abbiamo versato su questo fondo, che poi è andato a alimentare il bando Intraprendo, oltre 1,5 milioni di euro. In provincia di Mantova 13 attività imprenditoriali hanno avuto accesso a questo bando e oggi siamo di fronte a una attività che ha usufruito di questo bando e ha preso questi soldi. Ovviamente i soldi del bando non sono solo i soldi messi da noi, cioè da noi consiglieri del movimento, 1,5 milioni, ma sono soldi anche messi dalla regione. Questo bando è sicuramente un bando che va a favore delle piccolissime imprese e soprattutto fa quello che serve al nostro tessuto imprenditoriale, sostiene gli imprenditori per acquistare macchinari, mezzi per rinnovare le loro attività e oggi ne abbiamo qui un esempio concreto. Quindi sicuramente è con piacere che oggi vi presento questa attività e colui che la conduce, cioè Roberto, che adesso andremo a conoscere, e con piacere vi dico che anche noi abbiamo contribuito ai soldi che sono arrivati a Roberto, una parte per aprire questa attività. Quindi magari entriamo e andiamo a conoscere Roberto, che ci spiegherà la sua attività. Eccoci, lui è Roberto, ha aperto questa attività da... L'abbiamo cominciato a febbraio. A febbraio. E come dicevo, ho avuto accesso al bando Intraprendo e adesso magari ci spiega prima un po' cos'è la sua attività e come funziona, e poi facciamo due parole più due su questo bando. Prego. Allora, grazie Andrea. Questa è una lavanderia a gettoni, queste sono le istruzioni che spiegano come funziona tutto quanto e abbiamo fatto anche un'attenzione per quanto riguarda le persone non italiane, quindi abbiamo anche le istruzioni su ogni tavolo in 3 lingue diverse, inglese, cinese e anche arabo, in modo che una persona che venga qui è perfettamente autonoma. Abbiamo moltissimo spazio, quindi abbiamo potuto separare le attività che si fanno nella lavanderia automatica, quindi il lavaggio intenso e l'asciugatura. Come dicevo, quindi questo è, diciamo, un esempio concreto di come un bando dedicato agli imprenditori e al quale abbiamo anche noi con orgoglio contribuito con i nostri soldi, con i soldi che abbiamo restituito ai cittadini lombardi, un bando possa funzionare, possa, diciamo, concretamente dare la possibilità a un imprenditore di avviare un'attività. Il bando della Regione Lombardia è integrato dalla quota di deportazione di stipendi dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Quindi il bando è un po' più grosso proprio per effetto di questa devoluzione di denaro. Noi abbiamo ottenuto circa 50.000 euro di finanziamento a tasso zero con una deportazione del 10% per tutta una serie di opere finanziabili all'interno di un progetto complessivo di questa lavanderia. E questo ci permetterà poi di restituirlo in una tempistica di 7 anni, in tranche, in cui dovremo fare una rendicontazione, abbiamo garantito un business plan, abbiamo seguito delle direttive per fare un tipo di investimento e di questi 50.000 euro al momento ce ne sono arrivati la prima tranche, che sono circa 25.000 euro. È uno strumento che imprenditorialmente dà uno spunto, perché è denaro ad un costo zero, e quindi un imprenditore che voglia mettersi in gioco ha la possibilità di farlo. Mi sento di muovere una piccola criticità che può essere anche funzionale, nel senso che il bando è molto regolamentato e questo sicuramente ha la funzione di evitare che aderiscano ai bandi aziende poco serie o aziende che vogliono prendere il finanziamento per chiudere l'attività. Questo penso che sia un aspetto della semplificazione burocratica e della velocizzazione su cui poter intervenire. Per quanto riguarda la qualità del bando penso che sia buona, anche perché
da quello che ho letto, il Movimento 5 Stelle ha contribuito per circa 1.500.000 euro. La media, poi me lo confermerai che vedi i numeri, la media dei finanziamenti è circa, stata di circa 50.000 euro ogni azienda, più o meno, quindi praticamente si può dire che almeno 30 aziende in più hanno potuto aderire a questo progetto. Quindi come volano economico io ho una buona opinione. E adesso dobbiamo vedere se l'attività porterà i risultati che ci aspettiamo, ma confidiamo di avere una buona risposta. Bene, allora bocca al lupo. Grazie mille. E ci teniamo aggiornati. Sì. Io vi saluto e vi ricordo che oltre a Roberto in provincia di Mantova altre 12 piccole imprese o piccoli imprenditori hanno avuto accesso a questo bando e quindi sicuramente è uno strumento che funziona perché poi ovviamente hanno avuto accesso anche i imprenditori e aziende di tutta la Lombardia. Grazie e ci vediamo.